Siamo a Controguerra oggi per vivere una giornata legata al mondo delle moto. Sarà una giornata particolare quella che stiamo per raccontarvi. Tante le immagini da mostrarvi in una giornata che cominciamo a farci raccontare dal presidente del motoclub Ivan Palazzese di Controguerra, che salutiamo e che ovviamente dobbiamo omaggiare per questa giornata così importante che stiamo per vivere. Quest'anno per la quarta volta che facciamo il motoraduno, il moto incontro, ed è una festa un po' per tutti quelli che amano il turismo, anche se il nostro motoclub, come vedete alle mie spalle, è dedito anche all'attività in pista, alle corse. Però ci è d'obbligo anche omaggiare i nostri iscritti per il settore turistico, e in più quest'anno, come anche l'anno passato, faremo una cosa che non a tutti i raduni ci sarà, ma noi quest'anno abbiamo lo spettacolo con lo stuntman di Valentino Rossi e Ermax alias Ermanno Bastianini, che ci farà il suo spettacolo di stuntman. Quindi insomma una festa nella festa, e poi tutti a pranzo ovviamente, perché anche quella è una festa, perché poi anche lì ci sarà il wash bike come l'anno scorso. Quindi cercheremo di fare una bella manifestazione. Bene, io intanto sto per recuperare una sorta Deus. Enzo Antonucci, mi sposto con la telecamera da quest'altra parte, chiedo scusa a chi ci sta guardando. Insomma, Enzo, ancora una volta Controguerra, il tuo motoclub, fondato da te, diventa protagonista, ecco, dal 1977. E correvamo insieme, facciamo una gara di velocità insieme, io e questo signore. Ed il territorio. Siamo pure adesso, sia nella battaglia che nelle organizzazioni. Il territorio ancora una volta invaso dalle moto, dal mondo delle moto, è una grande soddisfazione ancora una volta. Ma sì, questa è una festa che abbiamo voluto fare perché il nostro motoclub va a ricordare Ivan Palazzese, che era un pilota che molti pensavano fosse venezuelano. Che la famiglia Palazzese, come sappiamo qua nelle zone, erano andati in Venezuela, hanno una ditta anche importante lì, quindi vivevano lì, ma lui è nato a Giulianova, quindi poi era diventato pilota ufficiale a Briglia, le cose sono andate male, è stato sfortunato a Hockenheim, purtroppo ha perso la vita, e quindi vogliamo ricordarlo ogni anno. E ovviamente il nostro motoclub, essendo di velocità, essendo un pilota di velocità anche Ivan Palazzese, abbiamo queste moto da corsa, abbiamo 12 piloti quest'anno che fanno i vari campionati nazionali. Abbiamo fatto degli ottimi risultati un po' in tutti i campi. Qui c'è Giorgio Antonucci che corre con questa moto qui, che ha vinto domenica. Poi ci sono altre due moto con un pilota di Gabicce, quindi noi andiamo anche fuori. E questa qui, questa moto qui, corre con Pizzotto di Treviso addirittura. Quindi il nostro è un club che lavora a livello nazionale, quindi partiamo da Controguerra, ma ci affermiamo in campo nazionale, insomma. Intanto siamo sommersi già dal rumore. Sono nati, tra l'altro, due piloti del mondiale, Andrea Iannone e Romano Fenati, sono partiti con noi, con il nostro motoclub, per parecchi anni. Esatto, questo è un particolare da non dimenticare. E allora andiamo a vivere questa giornata fatta di rumori, di suoni, fatta di persone che oggi si radunano. Vi ricordo, questo è il quarto Memorial Ivan Palazzese. Absolutely no result. The outcome has been quite a disappointment. Fighting anger by default, but all of the time thinking it's so hard. Come on aboard, we're about to start. It's so easy. Oh, once you're on the radio. Il sindaco di Controguerra, Franco Carletta. Allora,
anche le moto sono protagoniste sul territorio di Controcorso. Assolutamente sì, è protagonista le moto, è protagonista un bel gruppo che è il motoclub Ivan Palazzese, quindi ci sono tanti amici che si ritrovano a Controguerra, è un gruppo, il motoclub che ha partecipato molto di amici, quindi di Controguerra, Enzo Antonucci, tutti gli altri che compongono questo gruppo, ci fa piacere, Controguerra è sempre di più un paese ospitale e quindi noi cerchiamo sempre di favorire che questi tipi di manifestazioni sul nostro territorio. Insomma, qualcuno forse nel tempo l'ha un po' dimenticato, ma anche nel campo delle moto c'è una tradizione controguerrese che dura da tantissimo tempo. Assolutamente, ecco che dicevo, questo motoclub Ivan Palazzese è un motoclub storico che nasce insomma con la passione dei nostri amici motociclisti, comunque col cuore sempre della famiglia Antonucci, di Enzo e insomma i suoi figli e poi altri che si sono aggregati, che è riuscito a portare avanti questa bella tradizione controguerrese, e ci fa piacere perché noi dobbiamo mantenere sempre fermi e soprattutto in qualche modo incrementare tutti quelli che vogliono fare, che hanno delle passioni e vogliono trovare soddisfazione sul nostro territorio. E il sindaco che rapporto ha con le moto? Allora, io da ragazzo guidavo la mia Vespa, adesso non c'ho più nessun tipo di rapporto, non nego che magari in prossimo futuro magari moto più piccole, ecco, però. Spostati dalla fase di iscrizione, insomma dalla fase conviviale iniziale, siamo in Piazza sì, del Commercio. La zona è più fresca, un po' più fresca. Sì, si sta meglio. Tanto siamo in Piazza del Commercio a Controguerra perché la giornata in realtà parte. Sì, quest'anno siamo partiti prima in maniera da avere anche la popolazione presente, insomma. Ecco, che cosa vedremo? Perché insomma tutti stanno aspettando, c'è quasi un silenzio di attesa incredibile. L'anno farà un po' di spettacolo, tutte le varie evoluzioni possibili con le moto, ogni tanto qualche numero nuovo che non si conosce. E quindi vedremo che cosa ci riserva. Eccolo qua, è arrivato. Ci farà qualcosa di nuovo. Ci dicevano durante le prove, ma tu ci parli con la moto? Sì, sì, c'ho un bel contatto con la moto, un bel equilibrio e poi me la porto a dormire la notte. Ah, ecco, adesso abbiamo... Per rendere ancora più familiare la cosa. Senti Airbags, facci un riassunto di quello che stiamo per vedere. Sì, sì, tutte i miei... l'esibizione mia, anche se non sono tanto allenato, sono tutte figure, insomma, tutte figure, tutte... però è divertente, emozionante e molta adrenalina. E ricordiamo anche quello che fai, questa tua figura legata a Valentino un po'. Sì, sì, lavoro al cinema con la controfigura agli attori, nelle cadute, tutte le scene con le moto. Adesso ho ripreso a lavorare con News Moto, una rivista online dove faccio tutte le mie prove esagerate, e ho un bel programma ancora per quest'anno. Sto andando avanti e presto vedrete tutte le mie notizie su Facebook, Airmax Stunt. Ok, Piazza del Commercio, a Controguerra, è tutta tua, facci vedere. Grazie.
dopo la sosta in Piazza del Commercio a Controguerra e dopo lo spettacolo strabiliante di Ermanno Bastianini, Ermax, la carovana si è spostata sempre sul territorio di Controguerra, in questa azienda agricola alle mie spalle, dove un quarto d'ora di aperitivo, di grande convivialità. Noi però ne approfittiamo per andare a conoscere alcuni dei personaggi che abbiamo visto così e che si sono messi in evidenza, ancora per farvi vedere le eccezionalità di alcune moto che sono presenti in questa giornata. Da Sulmona addirittura, sì. Ecco. E come ti è arrivata la notizia di questo moto? Praticamente un mesetto fa partecipo Enzo con Luca a un motoraduno dei parti nostri a Scanno, ci siamo conosciuti, diciamo, è nata questa amicizia e mi ha fatto piacere venire a trovare questi amici, diciamo. Senti, ci racconti il mondo delle moto, dei motoraduni? Cioè, noi vediamo oggi delle cose che un po' da profani, sì, ci sembrano strane, tra virgolette, però spettacolari. Sì, guarda, ti dico la verità, anch'io sono abbastanza nuovo, ho preso la patente per la moto un anno fa addirittura, quindi sono al mio quarto motoraduno, quindi diciamo che sono alle mie esperienze anch'io. Tu che moto hai portato? Una Kawasaki Ninja del 2000. Quindi ti sei appassionato subito, però. Sì, patente sì, da un anno, ma già sei, sì, ai motoraduno. Sì, 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 no, per forza, anche perché non avrebbe senso non andarci. Se sei in una moto, quelle le cose più belle sono i motoraduni. Allora, l'abbiamo visto già tantissime volte nelle immagini, protagonista assoluto, insomma, stai monopolizzando l'attenzione. Siamo con Giovanni. Giovanni, il cognome è Piccione, però detto il Mandrillo. Adesso diciamo che sono l'ex Mandrillo, perché quella potenza di una volta non c'è tanto più, però ancora mi sento di essere un maschio originale. Senti Giovanni, intanto il bisbe è piccolo, ma reagisce molto ma bene. Parliamo di moto, però, e lo sappiamo, sì, che sì, tenerti a bada non è semplice. Grazie. Ti abbiamo visto sopra la moto di Ermax, quindi temerario assoluto, però tu sei venuto in Vespa. Io sono una Vespa particolare, è una Rally 200 del 79 e poi sono un collezionista di Vespa, ce ne sono tante, non voglio esagerare, ma più di 20, poco meno di 30. Senti, tu vieni da? Di Giuliano, sì. Giuliano. Quando è che, da quanto sei appassionato di moto, di due ruote? Da quando avevo 14 anni, quindi mi comprai un Italjet a cambiare quel giorno lì. E poi ho sempre la moto, sono andato sempre in moto, però della passione d'epoca negli anni 70-75, e c'ho anche moto d'epoca, c'ho belle moto, Benelli, Honda, Kawasaki, Yamaha, Guzzi. Tu sei pensionato, quanti anni? Io sono nato, non mi vergogno di dirlo e lo dico in alta voce perché sono orgoglioso di come sono. Non prendo una pasticca, non mi rogo. Sono stato, cioè, mi bevo un litro di vino al giorno, sono alle 17:07 di venerdì alle ore 13, 1942. Però, fra 20 giorni faccio 76 anni, non me li sento, li porto molto bene, mi guardo allo specchio e mi viene da piangere perché non sono più quello di una volta, però la forza è sempre quella. No, anche il coraggio. Anche il coraggio. Con un 50 anni mi ci cambio poco, o quasi niente. Veramente, grazie e complimenti, e ti aspettiamo anche le prossime edizioni. We'll be right back.
percorso di questa giornata, grande successo di iscrizione di pubblico qui. Abbiniamo anche una delle eccezionalità di questo territorio, vale a dire il vino. Infatti colgo l'occasione per ringraziare qui la location che ci sta ospitando per l'aperitivo, la cantina Maurizi, che è anche un membro del nostro motoclub, e quindi Controguerra, oltre a essere la terra paese del vino, è anche oggi paese delle moto. Io fra l'altro vengo da Atessa, in provincia di Chieti, anche se sono il presidente di questo sodalizio, dove essendoci la Honda Italia, la Sevel, è terra di motori. Quindi oggi abbiamo fatto una specie di gemellaggio, terra dei motori e terra del vino. A proposito di motori, insomma, abbiamo visto anche delle eccezionalità, una per esempio è qui vicino a noi, cioè il mondo dei motori, il mondo che oggi partecipa a questa giornata, va dalla semplice Vespa ad autentici capolavori costruiti appositamente. Ma poiché il filo conduttore che ci lega è sicuramente la passione per la moto, poi la moto ognuno la interpreta a suo piacimento, perché chi ama, ecco, tipo noi che facciamo lo sport velocità in pista, c'è il motocross, ci sono i raduni, ci sono le moto custom, le moto caffè racer, diciamo che il mondo è vasto, e quindi dato questo pubblico diverso e diversificato riusciamo anche a avere questa cosa di pubblico che poi con alla fine per riunirsi, per stare insieme, per un bicchiere di vino e una mangiata e la passeggiata comune, oggi abbiamo avuto anche lo spettacolo dello stand, quindi è sempre la passione quello che alla fine a noi ci lega e che ci fa stare insieme e ci fa organizzare queste manifestazioni, e il pubblico risponde proprio perché a spettro, diciamo, ampliato riusciamo a prendere un po' tutti quelli che sono gli appassionati della moto.
salutare, anche se non sono presenti, tutti i nostri piloti che corrono con noi, che sono di regioni diverse, quindi che comunque hanno anche ottimi risultati. Pedini, Lamberto di Gabicce, Giampaolo Pizzozzo di Treviso, di Oderzo per la precisione, e purtroppo infortunato Massimo Gerucci di Corsetto, diciamo. Quindi passiamo a Giorgio, che è più giovane e sicuramente più promettente. Allora Giorgio, so di un'ultima gara che purtroppo hai perso per pochissimo perché sei caduto, ma la stavi ormai portando a casa, mannaggia. Mi sono fatto prendere un po' troppo dalla foga, ho fatto un errore all'ultimo giro, però l'ultima è andata bene, penso ancora siamo riusciti a portare a casa il primo posto, grazie a Mimmo e a papà che mi hanno seguito e mi hanno permesso di andare bene. Seems start to shake, trouble to be made. Sooner or later he'll pick up the phone. The man who helps him fix, the man who calms him down. His number is the only on speed dial. So he calls him up and gives a place. 10 minutes later he'll be gone for a while. And he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Now, 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 now. He's lost some weight and says it's too late to call his wife and see his kids, 'cause they won't pick up the phone. Now he's all on his own, and he knows the reason why. 'Cause he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond.